Questa è un'esperienza che parte da domani, perché da domani partono, si aprono questi bandi e la Regione, insieme alle Camere di Commercio, insieme alle associazioni di categoria, svolgerà un certo tipo di attività. Lo strumento operativo è la FILS come finanziaria, che in qualche modo gestirà materialmente poi le procedure, i procedimenti. La Camera di Commercio svolgerà un ruolo di animazione e quindi farà in modo che i nuovi aspiranti imprenditori possano avere informazioni su questo bando e contemporaneamente questa attività la faranno anche le associazioni, che daranno anche un aiuto, un supporto nella fase di accompagnamento nel primo periodo di vita, che è particolarmente delicato per questi aspiranti nuovi imprenditori. Abbiamo stanziato 3 milioni di euro per l'assistenza alle start-up. Sulla base di dati che ci sono arrivati sia dall'analisi di FILS che di Camera di Commercio, che oggi ci sta ospitando, i dati dicono che il 40% delle aziende e delle start-up rischia di morire entro i primi 2 anni di vita, e allora è chiaro che lì dobbiamo intervenire per dare un sostegno alle start-up che sono nate negli ultimi 2 anni, quindi questo bando è aperto fino ai 24 mesi di vita di una start-up, sia per le nuove che si stanno affacciando sul mercato e che sicuramente hanno bisogno di un nostro aiuto. L'aiuto consiste in un sostegno a tutto campo, per quanto riguarda la fiscalità, per quanto riguarda la parte legale, la parte finanziaria, il business plan, e per quelle start-up che verranno ritenute dal nostro comitato, un bando poi gestito da FILS, meritevoli, ci sarà un sostegno, quindi una fase 2, con un sostegno economico iniziale di un 4.000 erotti euro per ogni start-up, ma non è questo il senso del bando, ovviamente un incentivo in più, ma il sostegno non è economico e soprattutto assistenziale. Dopo aver ricevuto i 4.000 euro andranno avanti nel loro percorso e ci sarà anche la possibilità di sfruttare l'incubatore di impresa di FILS. Noi, tramite una collaborazione e integrazione che vorrei mettere in evidenza, è molto importante, con le Camere di Commercio e le associazioni di categoria, perché fa squadra oggi diventa fondamentale per lo sviluppo di un'economia di sostegno e anche un'economia di sviluppo. Intendiamo fornire a queste delle possibilità a coloro che vogliono, fanno delle domande che vanno a sportello, tramite le Camere di Commercio e le associazioni di categoria verranno selezionate quelle che possono essere domande che sono da prendere in considerazione. Prese in considerazione verranno assistiti questi futuri possibili imprenditori, in maniera che dall'idea al business plan, che potrebbe essere la base per lo sviluppo di un'attività imprenditoriale, noi gli diamo l'assistenza con consulenza e gli forniamo tutto il supporto per poter avviare questa idea e poterla realizzare. Credo che ci saranno molte richieste, ovviamente noi abbiamo stanziato 3 milioni di euro, non è detto che li dobbiamo spendere tutti e non è detto neppure che siano sufficienti. Se ci saranno richieste meritevoli potremo anche implementare la cifra. Quello che conta è capire qual è il mercato, dare un aiuto in più e una possibilità in più di imprenditorialità, ma anche di occupazione. A questo bando si affianca quello dell'assessorato al lavoro, quindi Gianni Berrino, che sosterrà a livello proprio occupazionale quelle start-up che impiegheranno anche nuovo personale, con una percentuale maggiore se il personale sarà femminile, anche sull'onda dei nuovi dati che sono arrivati sulla disoccupazione femminile. Io credo che sia un bel pacchetto, aspettiamo di capire i progetti che arriveranno, li renderemo ovviamente pubblici, diremo quali saranno i progetti che sono stati sostenuti. E dal mio punto di vista mi permetto di fare anche una focalizzazione sulla parte culturale. Io ho trovato molto fermento e molte idee innovative per quanto riguarda la cultura, quindi mi aspetto, avendo anche la delega alla cultura oltre che alla formazione, di avere delle buone idee su questo campo, e ho avuto sicuramente tante richieste.